Wella, wella raga, come state ragazzi? Allora, mentre sono qui a Milano, ho pensato di fare un piccolo vlog, un piccolo video in italiano, dove vi dico come mi sento stare qui in Italia di nuovo. Allora, la prima cosa che vi posso dire è che mi sento talmente, ma talmente a casa mia. Anche perché Milano assomiglia un po' a New York. Cioè, da quanto ho visto, e sono qui da solo poche ore, ma è una città molto vivace, no? Una città che si muove, se ha senso così. O una città semplicemente che muove, che è carica, no? E allo stesso tempo ha un po' questa atmosfera non tipicamente italiana. Comunque il punto è che è italiana, ovviamente, siamo in Italia, però non è Roma, non è Firenze, non è Venezia, quindi non è esattamente quella stessa cosa. E questo è perché ho deciso di venire, questo è perché ho deciso di venire a Milano, perché volevo vivere una diversa Italia, un'Italia moderna, almeno per quanto la percepisco io, no? E quindi sì, per me, mi ricordo quando ero in aereo, non molto tempo fa, oggi, c'è un Migarba proprio qua. Migarba è dove ho fatto un evento sociale una volta a New York, ma purtroppo ormai il posto è chiuso, ma era molto buono. Magari passerò per questo posto qua. Comunque, Migarba, se volete sapere, Migarba, se mi ricordo bene, significa mi piace in dialetto fiorentino o un dialetto toscano, non lo so. Però mi garba significa mi piace in qualche dialetto fiorentino o toscano. Quindi ecco, è un posto fiorentino o toscano, forse meglio dire. Comunque, quando ero sull'aereo, ero molto commosso, molto emozionato, perché l'Italia rappresenta così tanto per me. Quindi è un posto, è un paese che rappresenta così tanto, che rappresenta la mia famiglia, una grande parte della mia identità culturale. Non voglio stare troppo vicino a quello lì che ha avuto un... che stava starnutendo. Starnutire significa to sneeze. Starnutire significa to sneeze. Starnutire. Forse attraverso la strada. È un po' pericoloso perché le macchine vanno veloci veloci. Sto vedendo lì, però guardate che bello. Dai, facciamo una diversa, un diverso punto di vista, eh? E quindi l'Italia rappresenta così tanto, quindi è molto bello per me stare qui e fare questi video, parlare con tutti. Non riesco proprio a spiegare, ma spero che possiate capire dalla mia faccia e l'emozione come mi sento. È una cosa che mi commuove. E quindi è così bello per me stare qua e solo anche sentire l'allarme dall'ambulanza. Cioè, perché non è l'allarme che si sente. Aspettate. Perché non è lo stesso suono che c'è in America. Quindi le piccole cose, vedere questi motocicletti, credo che si chiamino in italiano. Motorcycles, motocicletti. O motobicicletti. Motocicletti, credo. Anche vedere queste cose dappertutto ti fa capire dove sei. Perché, come vi ho detto, mi sento molto a casa. Quindi, se posso ricapitolare e diciamo dire un insomma per concludere questo video, per un po' spiegare come mi sento stare qua quando vedo questi edifici bellissimi, mi fa stare bene. Rappresenta così tanto, rappresenta questo mio percorso come insegnante di italiano, come Wella Tom, il mio canale YouTube, tutti i miei studenti, rappresenta la mia famiglia, una parte della mia identità culturale, la mia famiglia, se non ve lo avete già detto, cioè rappresenta tanto. Quindi è bello poter avere queste occasioni in cui possiamo viaggiare e possiamo apprezzare l'Italia. E ho portato questa mia felpa che dice Wella. L'ho indossata in aereo perché faceva davvero freddo, ragazzi.
Se volete anche voi una felpa Wella, sono disponibili, metterò un link sotto nella descrizione. Comunque sì, l'idea principale di questo video è solo per dirvi che sono molto felice di essere tornato qua in Italia. Rappresenta così tanto per me nella mia vita, mi sento molto a casa, è bello scoprire una nuova città perché è la mia prima volta qua a Milano. E niente, volevo semplicemente dirvi come per me il mio primo impatto di stare di nuovo in Italia dopo un paio di anni è una cosa bellissima, mi piace e mi sento molto a mio agio. Mi sento a mio agio in inglese is like I feel comfortable. I feel comfortable emotionally. So if something is comodo, that's like physically comfortable, you could probably get away with saying it emotionally as well, but it's more for physical things. And a mio agio, essere al tuo, al suo, al proprio agio, means for one to be at ease, for one to be comfortable, and to not be stressed out. And also an important thing to know is nervoso often means not nervous, but angry. Whereas ansia, like think anxiety, ansia, anxiety, that's when you're nervous. So little false friends to keep in mind. Ansia for anxiety, that one works, but nervoso for being angry. So yeah. All right guys, that's gonna be it for today's video. Always remember to spread the love and let me know down below in the comment section what a certain place means for you guys. What does Italy mean for you? What does a special place that you hold dear mean to you? Let me know. I'm curious to know. All right, guys, I'll catch you next time. Ciao, ciao.